Buonasera da Massimo Barchesi che vi parla dallo stadio Meazza di Milano, grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Carbutti e Antonio Topolino. Tra pochi minuti comincerà la gara numero 7 di questa 10ª giornata del campionato di Serie A, una partita tra le più attese di questo turno, particolarmente interessante: Inter contro Roma, il ritorno per la prima volta da avversario di Romelu Lukaku a San Siro contro l'Inter, che è stato accolto come le aspettative. I tifosi neroazzurri hanno distribuito all'esterno del Meazza 30.000 fischietti. Lukaku fischiatissimo al suo ingresso in campo e anche durante la fase di riscaldamento, ogni tocco del pallone, e dunque si prepara una serata molto complicata dal punto di vista ambientale per Lukaku, ma fino a questo momento siamo nei limiti dell'assoluta correttezza. Sentite ancora i fischi per Lukaku, ci sono tantissimi tifosi come al solito qui al Meazza, sold out, 73.000 gli spettatori, 4.000 dei quali sostenitori della Roma. C'è stato il saluto poco fa tra i giocatori che ora vanno a prendere posto nelle rispettive metà campo, e vi diciamo, piuttosto freddo è stato il saluto tra Lukaku e Martinez. In particolare Martinez ha praticamente quasi sorvolato, sì, ha dato il 5 come ha dato il 5 a tutti i giocatori avversari. Lukaku ha dato anche una pacca sulle spalle a Lautaro Martinez, che invece poi ha fatto finta di niente. Nel frattempo la partita sta per cominciare e proprio Lukaku è pronto per il calcio d'inizio. Bastoni che allarga sulla sinistra per Di Marco, in orizzontale per Çalhanoğlu, ancora l'ex Milan Bayer Leverkusen 1-2 con Lautaro Martinez che viene fermato, poi ancora Çalhanoğlu con Cacciale, traversa, palla rovesciata tentata da Thuram, pallone bloccato da Rui Patricio, clamorosa conclusione da fuori di Çalhanoğlu e pallone che si è stampato sulla traversa interna e poi ha provato la rovesciata. Thuram non ha trovato un buon impatto con il pallone, ma Inter subito pericolosissima al sesto minuto con la traversa colpita da Çalhanoğlu, una fiondata in prossimità del vertice sinistro dell'area di rigore, scavalcato Rui Patricio, salvato dalla traversa. 0-0 ancora tra Inter e Roma, ma Inter ad un passo dal vantaggio con Çalhanoğlu. Ancora Inter con Dumfries, settore di destra, Dumfries va via, Zalewski dopo una finta, altra finta sterzata, terza finta, linea di fondo campo, parte il cross, Thuram, mischia Rui Patricio, distinto di piede a salvare la Roma, paratissima da parte di Rui Patricio, distinto sulla conclusione da distanza ravvicinata, non forte ma bella angolata da parte di Thuram, seconda occasione per l'Inter. Rui Patricio è stato ancora una volta davvero miracoloso in questa circostanza, una parata distinta. L'Inter sta veramente intensificando la Roma in difficoltà, purtroppo schiacciare, esatto. Attenzione Mkhitaryan dentro Di Marco, sinistra fuori di pochissimo, pallone largo alla sinistra di Rui Patricio. È una Roma troppo schiacciata, Massimo Orlando, in questa fase della partita. L'Inter ha capito le difficoltà della formazione giallorossa e sta spingendo sul pedale dell'acceleratore, soprattutto sulle due corsie, con Dumfries a destra in particolare, ma adesso è arrivata anche la giocata sul settore di sinistra, dove Di Marco da quella parte non è davvero secondo a nessuno e negli inserimenti è sempre temibile. Qui il pallone è terminato di pochissimo al lato con l'esterno sinistro da parte di Federico Di Marco. Va via Di Marco e allora c'è il cross basso di Çalhanoğlu, Acerbi, sponda, Thuram, pallone alto di poco, sponda di Acerbi, di testa, colpo di testa a sua volta di Marcus Thuram, pallone alto di poco, seconda opportunità per l'attaccante francese, pallone che ha baciato la parte alta della rete e dunque palla gol Inter. L'attacco della Roma, parte il cross, Cristante sale, Sommer, parata da parte di Sommer, Roma vicinissima al gol del vantaggio, la parata di Sommer, la prima della partita da parte del portiere svizzero sul colpo di testa di Cristante, ma ancora Paredes per la Roma, cerca di venire fuori la formazione giallorossa che perde un brutto pallone, occhio alla ripartenza, Lautaro per Mkhitaryan, sta arrivando velocissimo Thuram, Mkhitaryan contro Llorente, pallone per Lautaro Martinez, Lautaro Martinez viene fermato a rimorchio, arriva Çalhanoğlu, destro, Mancini fuori, quasi autogol, calcio d'angolo, momento straordinario della partita, palla persa da parte della Roma, parte Lautaro Martinez, guarda Thuram, eccolo il francese al limite di tacco per Mkhitaryan, per Di Marco, Di Marco
Marco, il cross, pallone che attraversa tutta l'area di porta, non ci arrivano né Thuram né soprattutto Dumfries sul secondo palo, che era andato in scivolata a cercare il pallone ma che non l'ha trovato Massimo Rolando. E che bella azione dell'Inter di Marco, parte il cross basso, Thuram, rete, l'Inter in vantaggio, ha segnato Marcus Thuram al 36esimo della ripresa, l'urlo del Meazza e l'Inter sblocca una partita molto complicata per la formazione di Simone Inzaghi. Solita palla bellissima bassa dalla sinistra di Federico Di Marco, è arrivato come un fulmine Marcus Thuram, ha anticipato tutti e ha spedito il pallone in rete, tra la gioia anche di papà Lilian. L'Inter dunque al 36esimo, dopo tantissimi tentativi, ha sboccato il risultato, si è portata in vantaggio con il gol preziosissimo in campionato, il numero 4 di Thuram. Inter 1, Roma 0. Ma tutto nasce, Massimo, da una grandissima giocata di Aslani, che non fa girare la palla come ha fatto negli ultimi minuti l'Inter, ma vede subito largo Di Marco, che ha uno stop meraviglioso, che col controllo salta Christensen e mette sul la palla all'altezza del primo palo. A quel punto Thuram prende il tempo al difensore, da lì non può sbagliare. Ma tutto, ripeto, nasce da un grande cambio di gioco di Aslani con l'inserimento puntuale ancora una volta di Di Marco, e la Roma nel momento forse dove stava respirando di più ha preso il gol. Azione bellissima comunque quella della formazione del nerazzurra, che quando spinge sulle fasce è veramente inarrestabile. Sì sì, assolutamente, ha due giocatori meravigliosi, Di Marco ancora una volta anche stasera preziosissimo, tra l'altro ha veramente il calibro, no, nel piede, perché mette dei cross meravigliosi. Qui ripeto, bravissimo Thuram, che dopo aver corso per tutta la partita capisce l'intenzione del compagno, va ad anticipare sul primo palo. A quel punto non possono intervenire i difensori della Roma e l'Inter, diciamo che per quello che ha prodotto, va meritatamente in vantaggio. È stato bravissimo Thuram nel movimento. No, movimento fantastico. Però se lo sono perso per la prima volta, Llorente se l'è perso. Sì, perché ripeto, è stato tutto molto veloce e ben fatto dall'Inter, con questo lancio lungo di Aslani, che ha sorpreso un po' la difesa della Roma, che non era piazzata molto bene. Chiaramente Thuram è andato ad anticipare con grande perché bravura. Massimo, ha visto Thuram era in mezzo ai due centrali, a Llorente e Ndicka. Ma li ha battuti nel movimento rapidissimo. Llorente si era pure accorto di questa giocata, ma era troppo tardi a quel punto. Sì, è la vera punta, no? Fa questo movimento, fra l'altro, quando lui fa questo tipo di giocata, ha una fisicità che poi dopo non lo puoi neanche contrastare. Ma da notare, Massimo, anche il cross perfetto con i giri contati di Marco è che è davvero un giocatore incredibile, che non solo spinge e fa lui delle cose importanti oltre i gol e punizioni, è un uomo assist importantissimo per la sua squadra. Poi dopo... Carlos Augusto attraversa, clamorosa pure questa da lontanissimo, l'ex Monza ha calciato con il destro e ha centrato in pieno la traversa della seconda per l'Inter. Un tiro fulmineo quello di Carlos Augusto, sì, e neanche col suo piede, perché lui è mancino, no, è mancino. E ha calciato benissimo. L'Inter è anche sfortunata, perché questa è la seconda traversa, diciamo che adesso sta legittimando il vantaggio alla squadra di Inzaghi. 49 minuti e 40 secondi, mancano 20 secondi al termine della partita, l'Inter in vantaggio sulla Roma per 1-0, la rete di Marcus Thuram al 36esimo di questa ripresa, due traverse colpite dall'Inter all'inizio con Çalhanoğlu e poco fa con Carlos Augusto, con due tiri dalla distanza. Il rinvio da parte di Sommer, probabilmente sul rinvio di Sommer si chiuderà la partita, così è, l'Inter ha battuto la Roma 1-0 ed è tornata in vetta alla classifica, scavalcata dunque la Juventus, 25 punti l'Inter. Attenzione parapiglia, deve intervenire l'arbitro, vediamo a sedare gli animi. Comunque l'Inter batte la Roma 1-0, ha segnato il gol decisivo Thuram su assist dalla sinistra di Di Marco al 36esimo della ripresa. Ringrazio Massimo Orlando per aver commentato con me la partita, grazie Massimo. Ciao Massimo, buona serata a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao, alla prossima, così come ringrazio Vincenzo Carbotti e Antonio Topolino alla parte tecnica. È tutto dallo stadio Meazza di Milano, dove l'Inter ha battuto la Roma 1-0.